La mostra è stata organizzata insieme all'ATL della provincia di Novara e vuole essere un omaggio alle donne. Lo possiamo perfettamente cogliere questo omaggio dalla bellezza degli abiti che abbiamo messo in mostra. È una carrellata di abiti che vanno dal 1840 alla fine del secolo, che l'associazione Progetto Tanzio sta collezionando, ha fatto restaurare dal laboratorio di restauro dell'isola di San Giulio, Mater Ecclesiae, e quindi oggi presenta al pubblico novarese. Sono abiti più che altro dell'alta borghesia, abiti di provenienza europea e nordamericana soprattutto. Abiti da sposa, abiti da giorno, abiti da passeggio, così da avere un quadro complessivo della giornata tipo della donna dell'Ottocento, e quindi è anche interessante vedere quanti cambi si facevano all'interno di una giornata. A margine di questa mostra poi c'è una sezione interessante che è stata organizzata in collaborazione col Museo dell'Arte del Cappello di Giffa, che gentilmente ci ha prestato una parte della sua collezione, che appunto è esposta qui in mostra, che completa un po' il percorso. Beh, i tessuti sono tessuti molto preziosi. Andiamo dai taffetà di seta, che è quello più che altro che va per la maggiore, che è caratterizzato da questo tessuto cangiante, appunto per esempio questo abito appunto americano rigato con i bordi di velluto molto prezioso, le nappine. È anche molto interessante questo abito da sposa, tutto ricamato con incrostazioni di perline. E sì, è strano perché spesso appunto si usa ancora, cioè si usavano comunque anche nei nostri paesi, utilizzare come abito da sposa il nero e i colori scuri, non sempre il bianco veniva utilizzato. Qui abbiamo tutti e due gli esempi, abbiamo tutti e due gli esempi, sia appunto l'abito scuro che l'abito bianco, che è quel bellissimo abito appunto in fondo alla mostra, che è un abito di provenienza dall'Inghilterra. Ecco, questi per esempio è stato anche interessante anche notare la costruzione dell'abito. Ecco, non sono dei semplici manichini con sopra un abito, ma all'interno di questi manichini ci sono delle strutture che diciamo ricordano quelle utilizzate alle donne, quindi delle donne dell'Ottocento, quindi è stato molto complicato recuperare per esempio questi busti strettissimi con queste vite appunto da vespa. E vedete anche la parte posteriore molto rigonfia, tipica proprio della silhouette degli anni 70-80 dell'Ottocento. Questo abito, che è appartenuto alla moglie del governatore della Virginia, è un abito del 1880 e fu utilizzato per l'inaugurazione proprio dell'insediamento del Presidente degli Stati Uniti proprio in quell'anno. Venne realizzato da un monastero di monache benedettine di Washington. E c'è proprio una storia molto interessante che ricostruisce appunto questo abito. E abbiamo pensato di dare un grande valore al patrimonio dell'Associazione Culturale Tanzio, che è appunto la custode e la proprietaria di questi abiti ottocenteschi, e grazie alla collaborazione del Comune di Novara abbiamo avuto questo spazio, uno spazio nuovo per poter allestire questa mostra Passione Donna. Passione Moda, ma anche Passione Donna, se vogliamo. Perché donna e moda non si possono scindere molto. Ecco, in occasione appunto del mese di marzo abbiamo avuto questa opportunità, e qui si vede questa sfilata di abiti ottocenteschi che abbelliscono questo spazio ancora cantierizzato. È una tendenza nuova, diciamo, quella di valorizzare uno spazio cantiere con degli abiti così belli, così importanti e così di grande valore. È il contrasto che dà quella marcia in più e quel segno di distinzione. Ma l'agenzia turistica locale della provincia di Novara ha voluto anche organizzare appunto questa mostra
perché dal momento in cui sono sempre più numerosi i turisti e i visitatori che vengono nella nostra città, è questo un modo per accoglierli ancora meglio e per dare un'opportunità di visita in più attraverso questa particolare mostra.